Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. Oggi vedremo la funzione delle funzioni. Parleremo infatti di come usare la funzione aggrega, la quale permette di applicare una serie di ben 19 funzioni ai valori presenti in un database, oltre alle molteplici opzioni per ignorare le righe nascoste ed eventuali codici d'errore. La funzione aggrega possiamo considerarla come un'evoluzione della funzione subtotale, che abbiamo analizzato la scorsa settimana. Se vi siete persi il video precedente, vi consiglio di vedere la funzione subtotale e poi di tornare qui. Va detto che la funzione aggrega è disponibile con due diverse sintassi, dove rispettivamente possiamo indicare un riferimento oppure una matrice. Quando usare una o l'altra dipende dalla funzione che vogliamo utilizzare, ma non preoccupatevi, perché questo è un processo che Excel esegue in automatico e lo vedremo meglio negli esempi a seguire. Nella cella I1 iniziamo a scrivere uguale aggrega. All'apertura della parentesi comparirà lo screen tip. Spostiamolo qui sotto, che ci mostra gli argomenti della funzione. L'argomento num funzione, identico per entrambi le sintassi, è un numero che va da 1 a 19 e qui sotto vedete l'elenco delle 19 funzioni che possiamo utilizzare. Per questo argomento assegniamo il numero 9, che corrisponde alla funzione somma. Questo ci permetterà di fare un confronto con la funzione subtotale vista nella scorsa lezione. Punto e virgola. E passiamo all'argomento successivo. L'argomento opzioni è un numero che va da 0 a 7 ed identifica proprio le varie combinazioni possibili per considerare o meno celle nascoste, valori filtrati o ignorare errori presenti nelle celle. In questo caso assegniamo il valore 3. Punto e virgola. Passiamo ora all'argomento successivo, che può essere RIF 1 oppure matrice, ed identifica l'intervallo sul quale si desidera effettuare il calcolo. Scegliamo tutta la colonna D. Non ci sono altri campi da compilare, quindi chiudiamo la parentesi e diamo invio. Sulla base delle scelte che abbiamo fatto, la funzione aggrega restituirà gli stessi risultati delle funzioni subtotale e somma. Ci tengo a precisare che per semplicità noi ci stiamo concentrando sulla funzione somma, ma nulla vieta di applicare tutto quello che stiamo vedendo anche alle altre funzioni disponibili. Proviamo a nascondere le righe 8 e 9. Portiamoci nell'intestazione righe. Selezioniamo le righe 8 e 9, quindi pulsante destro del mouse e nascondi. Le funzioni aggrega e subtotale in cui avevamo usato come primo argomento il numero 109 ci mostrano la somma di ciò che vediamo a video. Ora, dall'intestazione regione, filtriamo i dati mettendo la spunta solo sulla Calabria. Vediamo OK. Dopo aver filtrato i dati, le funzioni aggrega e subtotale ci mostrano lo stesso risultato, che si riferisce alla somma delle quattro righe visualizzate a video. Il vantaggio che ci offre la funzione aggrega, da non sottovalutare e che in molte situazioni può essere utilissimo, è il fatto che possiamo escludere dal calcolo eventuali errori presenti nelle celle. Vediamo subito un esempio. Se dividessimo il valore presente nella cella D8 per 0, quindi mettiamo uguale 16.000 diviso 0 e diamo invio, Excel restituirà l'errore cancelletto div su 0. Ho fatto un video dedicato agli errori più comuni in Excel,
In descrizione trovate il link. Come potete vedere, avendo messo il valore 3 per l'argomento opzioni, cioè ignora righe nascoste, valori di errori, funzioni subtotali e aggrega annidate, la funzione aggrega effettuerà ugualmente la somma dei tre valori utili, mentre le funzioni somma e subtotale genereranno l'errore cancelletto div su 0. All'inizio del video vi ho fatto vedere che la funzione aggrega è disponibile con due diverse sintassi. Avendo usato finora la sintassi riferimento, quando dovremmo usare quella indicante matrice? Semplice, per le ultime 6 funzioni in elenco, proprio perché queste funzioni prevedono un argomento aggiuntivo che è il valore k. Come sempre, vediamo un esempio. Supponiamo di voler trovare il secondo valore più piccolo per quanto riguarda i fatturati che vediamo a video presenti nella colonna D. Per fare questo ci affidiamo alla funzione piccolo. Se non sapete come usare questa funzione, anche in questo caso in descrizione trovate il link per l'approfondimento. Portiamoci quindi nella cella I2 e scriviamo uguale aggrega aperta parentesi. Per l'argomento num funzione scegliamo il valore 15 che corrisponde alla funzione piccolo punto e virgola. Come opzioni mettiamo sempre il valore 3 punto e virgola. Ora per l'argomento matrice selezioniamo la colonna D punto e virgola e quindi andiamo ad indicare il valore k. Se prima abbiamo detto che vogliamo trovare il secondo valore più piccolo, non dovremo far altro che indicare il numero 2. Chiudiamo quindi la parentesi e diamo invio. Il risultato, come vedete, è 16.000, che è proprio il secondo valore più piccolo dell'elenco filtrato. Ovviamente, eliminando il filtro sulla regione, andiamo a selezionare tutto e diamo ok, il risultato si aggiornerà dinamicamente. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Prima di salutarvi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link delle funzioni già trattate e fatemi sapere nei commenti se avete già usato o meno la funzione vista oggi. Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e se il video vi è piaciuto mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica. Vi invito inoltre a visitare il mio sito web www.excelespresso.it, dove potrete trovare tante altre informazioni e curiosità. Excel Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.